Summer Party, ormai il party che è diventato un'istituzione qui a Rovigo, e sono in compagnia del suo creatore. Ciao Enrico, com'è andata questa grande serata? Beh, anche quest'anno è stato un successo, sono 4 anni che riproponiamo questa serata a Palazzo Rosso, ormai una tradizione. Abbiamo chiuso l'estate in bellezza, abbiamo superato le aspettative e anche quest'anno devo ringraziare la proprietà, i titolari Claudio e Roberto e il direttore Christian per questa opportunità di riproporre questo party. Tra i nomi abbiamo avuto qui con noi Alberto Altieri, Emanuel, Fabio Miotto, ma soprattutto l'ospite internazionale che tutti aspettavano ed era Seven Skies DJ. Scelta di questo DJ Enrico? Ho voluto dare un'impronta internazionale a questo party e viene da etichette molto importanti, tra cui la Dimar Record, che è l'etichetta di Steve Aoki. Seven Skies DJ, ciao! A tutti! Ma ascolta, com'è stata la tua esperienza qui a Palazzo Rosso, visto che calchi le scene dei più importanti festival europei? Ma molto positiva, è stata una delle poche date italiane che ho, però mi è piaciuta molto. Italianissimo, anche se la tua carriera è a livello mondiale. In effetti, quello di cui si voleva un po' parlare questa serata, no? Tu sei produttore per la casa discografica di Steve Aoki, se non erro, no? Ce ne vuoi parlare un attimo? Ma sì, allora io inizialmente ho cominciato con un'altra etichetta che è di Above and Beyond, è inglese e faceva trance. Poi mi sono spostato più che altro su un genere EDM. Ho mandato un paio di pezzi a Steve Aoki e gli sono piaciuti e ho cominciato a uscire sulla sua etichetta. Adesso sto preparando altri pezzi con altri artisti e probabilmente non saranno sull'etichetta di Steve Aoki ma su altre etichette, si spera molto grandi, non posso ancora anticipare anche perché non ne sono sicuro e quindi c'è un po' di scaramanzia. Perché so che ce ne sono tanti sul calderone. E quest'inverno saremo sempre in tour, diciamo in molti locali, non voglio svelare ancora dove. Abbiamo delle date importanti anche in città molto importanti. Porterò avanti 2 progetti, 2 marchi che sono X1 e All VIP. Stretto con un ospite che poi è stato tante volte qui con noi, questo personaggio un po' eccentrico, poliedrico, che oltre a fare tanta musica fa anche TV e si chiama Biagio Danelli. Cosa ci vuoi dire in merito? Biagio in primis è un grande amico, con lui abbiamo sposato insieme questo nuovo progetto. Saremo presto qui in provincia di Rovigo con un tronista molto famoso. Porterò avanti questo progetto, il VIP, e porterò avanti anche l'altro progetto X1. Sempre con DJ importanti del Made in Italy, della House Music, come Andrea Arcangeli, Steve Mantovani e tutti gli altri. E niente, state sintonizzati perché quest'inverno ci sarà ancora da divertirsi. Anche perché, lo svegliamo, sarete ospite del mio party J-Mix anche a Cesenatico. Certo! Ciao a tutti da Palazzo Rosso e da Lucas Enrico Capo. Ciao!